Eccomi qua, ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, bentornati ancora una volta sul mio canale. Mi sono lasciato alle spalle il Palio di Siena, un palio, lasciamo perdere, non mi fate dire niente. Comunque un palio molto particolare, se non l'avete visto e se ovviamente vi interessa, andatevelo a vedere e capirete di cosa parlo. Detto questo, di che cosa voglio parlarvi oggi? Oggi vorrei parlarvi della muta, del perché si usa, cosa dice il regolamento in base alla muta e soprattutto quando va utilizzata. Nel corso delle mie gare ne ho viste davvero di tutti i colori. Ho visto infatti i triatleti partecipare alle gare di triathlon con mute con cui gli stessi soggetti facevano immersioni subacquee. Sono due mute completamente differenti. La muta da sub è una muta da profondità che ha un certo spessore, una certa rigidità. La muta invece da nuoto o da triathlon è una muta di superficie che è più elastica e ha uno spessore ovviamente più ridotto. Ho visto anche persone infilarsi la muta all'incontrario, ho visto persone lasciare la muta al sole e infilarsela entrando dentro a un termosifone e bollendo dal caldo. Insomma, non è così semplice e scontato come sembra indossare una muta, non è così semplice e scontato conoscere il regolamento del triathlon, in particolare quando si parla di temperature delle acque. È inutile dire che chi viene dal nuoto ha sicuramente una dimestichezza e una familiarità più spiccata quando si parla di mute rispetto a chi viene magari dalla bicicletta o dalla corsa. Ma diciamo che più in generale una muta deve avere tre caratteristiche: elasticità, vestibilità e morbidezza, tutte caratteristiche che da un lato aumentano e migliorano la penetrabilità nell'acqua e facilitano la nuotata, dall'altra invece non danno questo senso di oppressione al triatleta che si mette in una muta che è specifica per nuotare. Quando si parla di elasticità, molte mute, soprattutto quelle più costose, hanno spessori differenti nelle parti, diciamo, in movimento, in particolare le parti alte del busto e del tronco, quelle vicine alla scapola, alla spalla e al braccio. Questa infatti è la zona interessata alla remata o alla bracciata, ed è chiaro che più è elastica e più la sua vestibilità è buona, più il nuotatore troverà meno difficoltà e meno resistenze a nuotare. Per quanto riguarda invece la vestibilità, la muta deve essere in grado di aderire perfettamente al corpo del triatleta, ma deve essere allo stesso tempo anche facile da togliersi, soprattutto nella zona cambio. La cerniera viene posta sul retro, questo per una questione non di praticità, perché è molto scomoda averla dietro, anche se ci sono dei laccetti che si possono mettere magari qua dove si va a chiudere il collarino, ma viene posta dietro per un fatto di idrodinamicità. La muta da triathlon è generalmente fatta di neoprene ed ha uno spessore in media di 2,5 mm. Le mute più costose possono presentare spessori differenti nelle differenti parti del corpo, in particolare spessori più ridotti, appunto laddove si ha bisogno di movimento, quindi scapola, braccio e spalla, ma anche nelle parti esterne del corpo per facilitare la vestizione e l'entrata del corpo dentro la muta. Quando ci infiliamo una muta, soprattutto per i neofiti, per i triatleti che si avvicinano per la prima volta a questo sport, è importante, quando si infilano le gambe, stare molto attenti al pollice, perché il pollice, soprattutto se l'unghia è molto affilata o se il pollice non segue tutte le altre quattro dita, potrebbe causare gravi danni alla muta, tant'è che c'è proprio un gergo tecnico che descrive questo tipo di problema, chiamato sfondamento della muta da pollice. Quindi provate e riprovate finché non trovate la giusta tecnica. Per quanto riguarda invece lo svestimento dalla muta, qui ognuno ha la sua tecnica. Un altro accorgimento da fare quando andrete ad infilarvi la muta, che può risultare utile anche durante tutta la gara perché riesce a ridurre gli attriti tra muta e pelle, è quello di usare, diciamo così, coadiuvanti all'attrito. Che cosa sono? Sono gel o vasellina? In un video precedente ho parlato della vasellina. Beh, in effetti la vasellina può inficiare sull'elasticità della muta, cioè la vasellina potrebbe alterare l'elasticità del neoprene. Quindi se la utilizzate, utilizzatela sempre con accortezza, o meglio sarebbe utilizzare dei gel specifici che facilitano l'ingresso del corpo nella muta e riducono l'attrito tra pelle e muta, magari riducendo anche le abrasioni. Io mi ricordo la prima volta che ho utilizzato una muta, me la sono messa, diciamo così, a secco, sono uscito dall'acqua che avevo uno squarcio qua sul collo. Ve lo sconsiglio anche perché col sale e col sudore poi ho visto le stelle. Ma che cosa dice il regolamento a proposito di gare in acqua e di muta? Partiamo col dire che sotto i 13 gradi la gara viene annullata. Ci sono però delle competizioni cosiddette estreme che permettono comunque agli atleti di nuotare.
Qui ve lo dico, il rischio è molto grosso, si potrebbe incappare anche in ipotermia, quindi decidete sempre voi, in base alla vostra condizione psicofisica, se sia il caso o meno di entrare in acque al di sotto dei 13 gradi. Fino alla distanza olimpica, fra i 13 e i 14 gradi, la muta risulta essere obbligatoria. Risulta essere invece facoltativa fino ai 20, sopra i 20 la muta è da considerarsi proibita. Invece, nelle distanze medio-lunghe, diventa obbligatoria sotto i 16, fino a 23 gradi facoltativa, sopra i 23 gradi ovviamente è proibita, altrimenti fate quello che fa il pollo nel brodo, cioè il lesso. Per quanto riguarda invece le categorie che vanno dai 50 ai 54 anni, cioè gli M3, la muta diventa facoltativa fino a 22 gradi. È inutile dire che invece in piscina la muta è proibita. Ok ragazzi, per oggi è tutto, spero di aver fatto luce sull'argomento muta e temperature dell'acqua con questi due video. Spero e credo di ritornare nuovamente sull'argomento muta per quanto riguarda invece l'uso di gel e vasellina, perché anche qui è bene fare chiarezza. Anch'io inizialmente sono stato un pochino confuso su che cosa utilizzare e su come utilizzarle. Bene ragazzi, a questo punto io vi saluto, vi invito se non l'avete fatto ad iscrivervi sul canale, se volete sostenere la mia community vi invito come sempre ad acquistare una dei miei caps al link che trovate in descrizione. Noi ci vediamo al prossimo video, buon allenamento e alla prossima, ciao!